Cosa è cambiato nella diffusione del virus in Abruzzo ad un anno dall'esplosione della pandemia da Covid-19? A questo e a molti altri quesiti ha risposto in diretta su Rete 8 il professore Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e componente della task force regionale istituita per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Emergenza raccontata nelle immagini eloquenti del video realizzato da Antonio D'Ottavio, che è stato trasmesso all'inizio a conclusione del programma Pronto Medicina Facile, curato e condotto da Paolo Castignani. Il professore Parruti ha parlato della pericolosità delle varianti, dell'efficacia dei vaccini e delle nuove terapie ed ha risposto ai tantissimi telespettatori che hanno telefonato e inviato le loro email. Che cosa sta succedendo, professore? Parliamo solo di numeri, poi parleremo appunto di varianti e vaccini. Sostanzialmente che la circolazione del virus supera le maglie della zona rossa abbastanza facilmente, insomma, dobbiamo riconoscerlo oggi dall'istituzione di domenica 2 settimane fa, la 18ª, 19ª giornata, e vediamo solo una modesta riduzione del tasso di circolazione con tutte le conseguenze a valle. Dall'altra parte il numero di casi clinici complicati, gravi, severi, che riguardano anche giovani sopra i 35 anni, è aumentato. Ospedali reggono, terapie intensive reggono non tanto come posti letto, anche come personale dedicato. Reggono eroicamente, aggiungerei questo aggettivo perché è fondamentale in questo momento, reggono perché il carico è costante, lavoriamo sempre a pieno regime, non abbiamo mai un posto vuoto. Oramai a Pescara da settimane non c'è una persona che si tiri indietro rispetto al compito che gli è dato. Questa è una cosa che ci fa soltanto, diciamo, oltre che onore, piacere. Si è abbassata l'età dei contagiati. L'anno scorso, proprio di questi tempi, eravamo sopra i 60 anni, 65, 70. Adesso ci sono tanti giovani. Perché, professore? Ma probabilmente è legato alla dinamica della circolazione del virus che riguarda tutte le fasce di età, entra in tutte le famiglie, crea cluster numerosissimi che hanno appunto una penetrazione nel tessuto sociale molto ampio. E poi anche per probabilmente una diversa capacità patogenetica del virus. Purtroppo, è una situazione che è molto impegnativa.